Buongiorno a tutti, come state? Buona domenica. L'avete un pochino digerita? L'avete un pochettino mandata giù? Io devo dirvi la verità, un pochino sì. Un pochino sì perché ribadisco il concetto che ho espresso anche ieri alla fine, e cioè all'interno di una stagione in cui la Juventus sta facendo un percorso molto importante e sta vincendo tante partite. Una battuta d'arresto, secondo me ci sta. L'unica cosa che mi è rimasto in questo momento è un po' l'amarezza per come è arrivata, e cioè dopo essere andati in vantaggio, e cioè contro una squadra con una posizione relativamente bassa in classifica, e cioè alla vigilia di quella che è la partita, il derby d'Italia, lo scontro diretto, anche se Allegri non vuole chiamarlo così, e perché soprattutto è arrivato dopo che la Juventus ha giocato in 10 tutta la gara per via di un'ingenuità pazzesca da parte di Milik. E voglio ribadirlo, voglio ripeterlo perché sì, Allegri non ha colpe nell'espulsione di Milik. L'espulsione di Milik è tutta colpa di Milik, perché Milik fa una roba folle, scellerata, e Milik già sui social ha scritto e ha fatto capire di aver fatto un errore. Lo ha capito lui, lo ha detto a noi, lo sappiamo, e sarà pure squalificato nella gara contro l'Inter. E dato che è fatta e Ken sta volando direzione Atletico Madrid, Vlahovic, Yıldız e forse Chiesa per la partita con l'Inter. Sicuramente non Milik perché è appunto squalificato. L'unica cosa che io dicevo anche ieri sera e che secondo me è logica e da confermare anche questa mattina è un po' la scelta della formazione da parte di Allegri. Poi nelle pagelle del pomeriggio magari faremo meno discorsi su Allegri perché li stiamo facendo qui, però una squadra a cui mancano già dei punti forti e dei titolari come sono Rabiot, Danilo e Chiesa, secondo me poi è difficile anche andare a fare una sostituzione in più in attacco e quindi Vlahovic più Milik, perché un conto è Vlahovic e Chiesa, un conto è Vlahovic e Yıldız. Un conto è Vlahovic e Milik, per quanto mi riguarda. Nonostante Vlahovic sia in questo momento in uno stato di forma veramente allucinante, meraviglioso, ha fatto una partita della Madonna Vlahovic, poi lo andremo a analizzare nelle pagelle. Però oggi come oggi io sinceramente Yıldız faccio un po' fatica a tenerlo fuori, per quello che ci ha dimostrato di poter fare e per come poi è entrato all'interno della partita, perché è stato un giocatore che quanti minuti ha avuto a disposizione? Pochi. Pochissimi, ma quei pochi minuti lui li ha fatti fruttare, ha dato dimostrazione di poter fare determinate cose anche con poco tempo a disposizione. Quindi il rammarico cresce perché se ne avesse avuti di più, invece, chissà cosa mai avrebbe potuto fare. E io credo che quest'anno Allegri abbia sbagliato poche volte la formazione iniziale. Ci sono state poche volte in cui mi sono ritrovato a dire: oddio, Allegri ha sbagliato a mettere quest'uomo piuttosto che quell'altro. Spesso e volentieri in questa stagione ho visto una continuità di rendimento, poco turnover, delle gerarchie ben definite. Secondo me era uno dei punti di forza della Juventus. Dato che si giocano meno partite a settimana, c'è anche meno necessità di andare a scambiare i giocatori. Allegri stesso ha ribadito più volte che quest'anno, senza le coppe, determinati giocatori giocheranno meno, come Perin, come Ken, che invece è andato a giocare, come lo stesso Milik. Ci sono dei giocatori per forza di cose che giocheranno meno, proprio perché quest'anno le gerarchie sono più definite. E quando non c'è Chiesa, Allegri ha detto il sostituto naturale per caratteristiche è proprio Yıldız, che ovviamente non ha le stesse identiche caratteristiche di Chiesa, lo sappiamo, però è quel giocatore in grado di dare un po' di dinamismo, un po' di velocità, soprattutto un po' di dribbling, saltare l'uomo, creare superiorità numerica, tutte caratteristiche importantissime nel calcio di oggi. E quindi Yıldız, quando non c'è Chiesa, sembra essere la scelta migliore, addirittura a tratti anche quando c'è Chiesa, se magari Chiesa non è al 100%. Questa è l'unica cosa davvero che secondo me si può rimproverare ad Allegri per ieri sera. Però, ragazzi, se quando Allegri fa la scelta giusta di formazione è giusto dire bravo perché ha indovinato la formazione, ha fatto giocare quel giocatore, ha fatto quel cambio e magari la partita è stata ribaltata con i cambi, c'è niente di male a dire che si è sbagliata la formazione, a maggior ragione in una stagione, ripeto, come questa in cui la Juventus sta andando bene e Allegri secondo me non ha fatto tanti cambi, non ha fatto tanti errori di formazione. Però oggi tenere fuori Yıldız senza Chiesa, senza Rabiot, senza Danilo, prima dello scontro diretto, partita in cui servivano i 3 punti, è molto complicato. Poi il fatto che
Milik sia stato espulso, beh, quello non dipende da Allegri del Sacrosanto. Però poi c'è stato un po' di confusione ieri sera all'interno del post partita, perché come al solito quando termina una gara poi ci sono tutte le interviste da fare ai microfoni di Sky, di DAZN, della zona mista, dei giornalisti. E allora voglio far sentire quella che è stata una delle risposte di Allegri nei confronti di Milik e Yıldız, che va a spiegare il perché abbia giocato Milik piuttosto che Yıldız dall'inizio. Questa è la risposta di Allegri, ve la faccio sentire. Ma per quanto riguarda la scelta, sono delle scelte. Milik stava bene, Yıldız secondo me a Lecce non aveva fatto una buonissima prestazione, poi dopo un po' di partite secondo me aveva bisogno di rifiatare, soprattutto per ricaricare le pile un po' mentalmente. Infatti stasera è entrato molto bene, ma no, molto semplice. Quando un giocatore, soprattutto giovane, fa 5 partite bene, tutti i giorni va sui giornali, viene... Lui è un ragazzo molto equilibrato e molto tranquillo, però ti cala un attimino l'attenzione, o diciamo tende un attimino a rilassarti. Così l'ho visto e così era dopo la prestazione di Lecce, e Milik che stava bene, e in una partita del genere ho scelto Milik, e ora rifarei la stessa scelta. Quindi Allegri va a difendere la sua scelta. Attenzione, non è l'errore più grande del mondo, cioè l'Empoli lo potevi battere anche con Milik, ci mancherebbe altro, però poi se la scelta non paga io credo che sia giusto andare a evidenziare i limiti. Allegri ha parlato e ha detto anche col senno di poi è tutto facile. Io sono sincero, ma chi era in live con me lo sa, avevo già storto il naso già quando ho visto Alexandro non Rugani, perché ci sta a non far giocare Danilo, ma Alexandro piuttosto che Rugani, boh. Già non c'era Biot e quindi manca del peso a centrocampo, già manca il dribbling di Chiesa, se togli anche il dribbling di Yıldız, Allegri dice non ha fatto una buona partita Lecce. Io sono anche d'accordo, perché secondo me ha fatto una delle partite più difficili, e questo dicevo anche nelle pagelle, proprio Yıldız a Lecce. Però poi la gara tu la sblocchi e di conseguenza poi la vinci, perché Yıldız entra nelle giocate, entra nelle azioni, fa determinate cose, quello stop meraviglioso e tutto quello che ne deriva. Io sentire che Yıldız deve rifiatare perché è giovane e poi sui giornali e poi si monta la testa e queste cose qua, sinceramente, poi è ovvio che Allegri vede gli allenamenti, vede la settimana, vive i ragazzi, però io non credo che se Yıldız fosse sceso in campo oggi con l'Empoli sarebbe andato a montarsi la testa. Anche perché, come dicevamo prima, molto probabilmente scenderà in campo la titolare a San Siro contro l'Inter nel derby d'Italia. E magari, e me lo auguro, farà pure la differenza. Quindi non è molto tirata per i capelli la spiegazione di Allegri. A Lecce non l'ho visto bene, allora sono preoccupato che possa essere motivi legati a... Sono cose un po' troppo iperprotettive, secondo me, o addirittura a difesa di quella che è un po' la scelta che ha fatto Allegri. Non è neanche bellissimo, secondo me, dire che Yıldız non abbia fatto una buona partita a Lecce. Tante volte abbiamo sentito Allegri, anche in questa stessa stagione, lodare anche delle prestazioni non di altissimo livello da parte dei suoi calciatori, proprio per cercare di aiutarli in un momento difficile. Quindi non ho apprezzato tantissimo, se devo essere sincero, né la scelta di lasciare Yıldız in panchina, né la giustificazione che dà Allegri, perché non è una giustificazione sportiva, non è una giustificazione tecnica, non è mi servono due attaccanti perché l'Empoli soffre in particolar modo se metti il pallone dentro, è un vabbè, ma Yıldız sai era un po' troppo sui giornali, poi è giovane, metti che si monta la testa. Cioè queste sono cose secondo me un po' stantie, un po' vecchiotte, diciamo così, un po' vecchiotte, non sono sicuramente le cose che poi fanno vincere le partite, perché ripeto non è accorgimento tecnico-tattico, non è un faccio così perché l'avversario soffre in particolar modo quel tipo di calciatore. Poi ripeto, l'Empoli lo poteva battere anche con Milik, su questo non ci piove. E poi c'è stata un po' di confusione perché nella zona mista è stato a circolare un virgolettato in cui Allegri diceva ha fatto bene a stare in panchina. In realtà poi è uscito il video, riascoltandolo più volte si sente effettivamente che Allegri dica
dice gli ha fatto bene stare in panchina. Quindi smorziamo un po' questa polemica, perché un conto è fare un'analisi su quelle che sono state le scelte, un'analisi su quelle che potevano essere alternative. Se dobbiamo fare un processo a qualsiasi cosa, no, Allegri non dice ho fatto bene lasciarlo in panchina, dice gli ha fatto bene stare in panchina, senso, cioè il fatto che, dato che Yıldız è stato in panchina, avete visto come è entrato, poi è stato importante, determinante, poteva fare la differenza. Anche qui non sono d'accordo con quella che è la lettura, ma sono le solite frasi di Allegri, frasi fatte, anche frasi precostruite per cercare di districarsi e tagliare breve, tagliare corti dei discorsi che magari non ha nemmeno interesse a fare. Quindi questa è un po' la mia opinione, ripeto, errore, per me sì, per me doveva giocare Yıldız, per me non ha senso tenere fuori Yıldız, e se le motivazioni sono legate al fatto che c'è il rischio che possa montarsi la testa, beh, allora secondo me si può montare la testa molto più facilmente scendendo in campo nel derby d'Italia piuttosto che in casa con l'Empoli. Però queste sono le mie umili opinioni. Però quando poi c'hai dei giocatori che stanno così bene, diventa difficile lasciare fuori, anche perché Vlahovic e Yıldız sembrano una coppia ben assortita, e se Vlahovic ha fatto un partitone anche da solo, figuriamoci con al suo fianco uno come Yıldız anche dal primo minuto. Ragazzi, speriamo di recuperare Chiesa, perché c'è necessità, perché questa squalifica di Milik e questa cessione di Moise Kean vanno un po' a complicare i piani in vista di uno scontro diretto che secondo me ci farà dannare per tutta la settimana. Ci vediamo oggi pomeriggio con le pagelle. Mi piace questo video e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ciao!